Guardi, nei libri di matematica c'è sempre scritto CVD, come volevasi dimostrare, no? Come volevasi dimostrare il reddito di cittadinanza. Allora, l'aiuto a persone che vivono nell'emarginazione, che hanno difficoltà concrete, penso agli anziani, penso a persone emarginate, penso alla disabilità, è un aiuto che non va assolutamente rifiutato. Dopodiché, se dobbiamo aiutare una persona in perfetta forma fisica che dichiara di non trovare un lavoro, io penso che la via migliore sia quella di dare i soldi all'impresa e dare la lista di quelli che dichiarano di non trovare lavoro e che le imprese possano assumere queste persone. Abbiamo visto che c'è una provincia in Italia che ha più redditi di cittadinanza di tutto il nord Italia. Io spero che non diventi un conflitto tra una guerra tra poveri, ma che si modifichi la visione di questo reddito di cittadinanza dando queste risorse alle imprese per assumere queste persone che peraltro oggi hanno anche un nome e cognome perché già hanno percepito il reddito di cittadinanza. Pagare per stare sul divano, guardare la TV in attesa che qualcuno ti chiami e che poi non trovi mai lavoro, direi che non funziona.